Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i segni della Kegel terapia nelle persone con incontinenza urinaria. La terapia di Kegel è un tipo di esercizio che mira a rafforzare i muscoli del pavimento pelvico. Nei pazienti con incontinenza urinaria, la terapia di Kegel può essere efficace nel migliorare il controllo della vescica e ridurre le perdite di urina. I segni del successo della terapia di Kegel nelle persone con incontinenza urinaria possono includere: riduzione delle perdite urinarie. Uno dei segni più evidenti del successo della terapia di Kegel è una riduzione delle perdite urinarie. Questo può significare meno episodi di incontinenza o perdite meno abbondanti. Miglioramento del controllo vescicale. Le persone con incontinenza urinaria possono notare un miglioramento nel controllo della vescica. Potrebbero essere in grado di trattenere l'urina per periodi più lunghi e avere una maggiore sensazione di sicurezza. Miglioramento della qualità di vita. Ridurre l'incontinenza urinaria può migliorare significativamente la qualità di vita. Le persone possono sentirsi più sicure di partecipare a attività sociali, fare esercizio fisico e svolgere le normali attività quotidiane senza preoccuparsi di perdite di urina. Aumento della forza e dell'endurance muscolare. I pazienti possono notare un aumento della forza e dell'endurance dei muscoli del pavimento pelvico. Questo può riflettersi in una maggiore capacità di eseguire gli esercizi di Kegel e trattenere l'urina. Maggiore consapevolezza dei muscoli pelvici. La terapia di Kegel può aumentare la consapevolezza dei muscoli pelvici e il controllo volontario su di essi. Le persone possono essere in grado di attivare questi muscoli in modo più efficace per prevenire le perdite urinarie. Diminuzione della frequenza urinaria. Alcune persone con incontinenza urinaria possono notare una riduzione nella frequenza delle menzioni, poiché sono in grado di trattenere l'urina in modo più efficiente. È importante notare che i risultati della terapia di Kegel possono variare da persona a persona. Il successo dipende dalla costanza nell'eseguire gli esercizi e dalla gravità dell'incontinenza. È consigliabile lavorare in collaborazione con un professionista sanitario, come un fisioterapista specializzato in riabilitazione pelvica, per sviluppare un piano di trattamento personalizzato e per imparare come eseguire correttamente gli esercizi di Kegel. La terapia di Kegel può richiedere tempo e costanza, ma può essere un approccio efficace nella gestione dell'incontinenza urinaria. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.